Buonasera a tutti, sono Gianluca, un comunicatore scientifico delle nuvole e per le nostre pillole di scienza oggi vi presento uno sgombro. Allora, è un pesce azzurro molto molto diffuso sia nelle acque del Mediterraneo che nelle acque di tutto il pianeta. È pescato in grandi quantità e ciò lo rende un pesce molto economico. Il costo circa varia dai 3 ai 6 euro al chilogrammo. Questo è stato pagato circa 2 euro ed è un pesce freschissimo di mezzo chilo. Alcuni non considerano il pesce azzurro come un pesce di nobili origini, un nobile pesce, però effettivamente basta saperlo lavorare e con 2 euro ottenere da mezzo chilo di pesce una semplice porzione per due persone. Allora, mentre lo lavoriamo vi racconto qualcosa di lui. A livello nutrizionale è un pesce molto molto importante. Ovviamente gli scarti del pesce come questo verranno utilizzati poi per fare un brodetto. Ok? Ne leviamo tutte le parti che possono contenere spine e lo sfilettiamo in questo modo. Lo sfilettiamo in questo modo da ottenere dei filetti da poter riutilizzare e condire in vario modo. E uno. Ovviamente per fare questo occorrono dei coltelli molto affilati. In questo modo abbiamo ottenuto due filetti di pesce senza spine e una parte da cui potremo fare un brodetto e ricavare un po' di brodo. A livello nutrizionale questo pesce è importantissimo, il suo contenuto calorico è molto molto basso, invece è molto elevato il suo contenuto in omega 3. Sappiate che comunque il pesce, così come tutti gli altri pesci, posseggono una fila di spine centrale che se vuole essere dato a un bambino va tolta in questo modo. Questo filetto è pronto per chiunque, assolutamente privo di spine, si può attorcigliare su uno spiedino, ottimo a livello di gusto e anche a livello di qualità nutrizionali. E questo è il secondo. Ok, allora da Gianluca è tutto, a più presto.